Shopping e sport, se ne è parlato a Palazzo Vecchio, a Firenze, servono più controlli tra i dilettanti, hanno detto i relatori del convegno, è una pratica molto diffusa. Sara Meini. Nelle settimane in cui prepotentemente si riparla di doping nello sport professionistico, è stato organizzato un convegno in Palazzo Vecchio a Firenze dall'Unione Sportiva Nave insieme all'UISP dal titolo I pericoli del doping nello sport dilettantistico. Un'occasione insomma per affrontare il tema del doping anche a livello amatoriale. Ospite d'onore Sandro Donati, allenatore di Alex Svazer, di cui è stato all'inizio un accusatore spietato perché lo riteneva un dopatore seriale, salvo poi cambiare idea. Io ho scritto insieme ad una criminologa italiana che lavora in Belgio un libro sul mercato nero del doping in Italia e siamo sull'ordine di molte centinaia di milioni di euro. Ma se nel professionismo i controlli ci sono diverso, e ben altro discorso, è a livello dilettantistico e amatoriale, dove il doping è un fenomeno molto diffuso, è stato detto al convegno, e per questo sarebbe utile fare molti controlli, soprattutto nelle palestre dove si pratica culturismo e della pesistica un po' spinta. Al convegno ha partecipato anche l'assessore allo sport di Firenze, Cosimo Guccione, mentre il presidente dell'UISP, Marco Ceccantini, ha sottolineato l'importanza della battaglia contro il doping, promuovendo uno sport pulito e accompagnando il tutto con una campagna legata alle buone pratiche. Il nostro impegno è quello di cercare di far cultura, insegnare agli atleti che bisogna vincere col sudore, con la fatica e comunque non è necessario vincere ad ogni costo. L'importante è la vita, l'importante è essere sani e quindi combattere queste pratiche che non sono lecite.